turn around, brothers gather round. Always looking at me up and down, looking at my. I just wanna say it now, I ain't trying to round up drama, little mama, I don't wanna take it me. You nice, keep going. Sei pronto per diventare una star del mondo dell'intrattenimento asiatico? Sì. Sono arrivati un sacco di commenti che dicevano che a caso sembra quel tipo dei BTS. E quindi vi ho detto, vabbè, facciamo questo scherzone a Milano, vediamo se funziona. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video con... Japanese a caso. Questo video sarà un video prank, ve lo dico già. Siamo andati a Milano e abbiamo fatto finta che io ero una star. Penso sia andato bene. Ragazzi, in questo video vi faremo vedere quindi tutti i processi, da quando abbiamo comprato i vestiti, a quando si è fatto il make up, a quando si è provato l'outfit giusto per diventare questa star finta del K-pop, e poi vi faremo vedere la reazione della gente a Milano. Sarà un video veramente da ridere. Lasciate un mi piace e partiamo subito con il video. La prima cosa è sicuramente trovare l'outfit perfetto per indossare durante questa prank. Quindi sono andato sul sito di Yux. Ragazzi, questo è un sito che mi piace molto per fare shopping, quindi se mi interessasse anche voi comprare qualcosa potete farlo qui. Questa non è una sponsorizzazione, però troveremo i vestiti perfetti. Ma quindi luxury, yes. Ecco qui i vestiti. Give me your t-shirt. È arrivato uno dei momenti più importanti, perché adesso a caso si farà i capelli, versione K-pop. Is this broken? Uno per uno. Soon che non è. Che so stupid, I'm so stupid. Yeah. Oh my god! Stavo per morire! Ah! Ita! Wow, mamma mia! D'accordo, tu hai un'idea di... Oh my god, I never had this strong electro shock. Ho trovato il cotto, quindi... Oh, I won. Oh my god, I'm so stupid! Alla fine abbiamo preso la giacca di Just Cavalli, mentre la maglia è di RVLT Revolution. Le scarpe le abbiamo prese da Yux. Abbiamo preso queste scarpe qui. Ecco qui le scarpettine, metti anche l'altra. Questi sono gli accessori che ho scelto per lo shooting di oggi. A caso è diventata una star coreana. Viviana ci ha prestato la sua reflex, quindi oggi qualità per un video del a caso. Ecco qui le nostre complici. Vi presento Viviana, lei viene a CrossFit con me. Ehi, ecco, bravo. Guardate che style. Me l'hanno regalato Gucci, non l'ho mai usato. Finalmente in questo video ho avuto l'opportunità di sfoggiarlo. Thank you.
department store in taking care of the client relationship. So if you like to buy something, and I can come with you for the shopping. So I will be with you. Okay. Ci sono quelli che lavorano qua con me, che hanno detto di seguirlo e tenerlo d'occhio. C'è la tipa della sicurezza tutto il tempo con loro, eh. Dopo questo video torna in Giappone, secondo di Kim Jong-un, no, quella è Nord Corea. Kanpai! Otsukaresama desu! È finita la prank, che bello. Finiamo il video così mangiando in questo ristorante che si chiama Sagami e è originario di Nagoya, pensate. Buon appetito. People are into trade. That's quite odd. And the problem is like you never know who you have, because maybe he was nobody, maybe he was a super famous celebrity, so you don't want to be rude. He could be famous, you never know. Anybody can be famous nowadays. Akazo, how was your experience? I think I enjoyed. What was the best part of this? In the mall. Yeah. So many Asian asked a photo of you. Yeah. And there were a little boy crying because he didn't get a photo with you. What? There were a little boy that wanted a photo with you. The mother talked to you, but the boy was too shy. He wanted a photo with you, but he didn't. I feel sorry. Yeah, I know. Are you gonna go back to Rinascente anytime soon? I don't think I can. How was your experience? You were a big fan of AK. Lui è Mitsu, che pensate è venuto qua non sapendo che cosa avremmo fatto e si è pentito di essere venuto probabilmente. Erano troppe persone. Comunque se volete seguire Mitsu, anche lui c'ha un canale. E tu c'hai Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Un ciao da Seba. Ciao. E fate diventare lui famoso, che così la prossima volta non dobbiamo più far finta. Vi lascio il suo Instagram. E se volete studiare giapponese con lui, non so neanche cosa dire in realtà. Che lei è una pessima fotografa, sto intuendo. Ecco qua, è finita la prank, come avete visto è venuta benissimo. Grazie mille veramente a tutte le persone che hanno contribuito a questo scherzone. Perdonatemi Rinascente per avervi fatto questo scherzo un po' crudele. Comunque devo dire che vi siete comportati in modo eccelso. Spero che non vedrete mai questo video, ma se vi capiterà. Se volete visitare dei negozi, andate sicuramente alla Rinascente a fare un po' di compere. Sinceramente non mi aspettavo così tanta gente che gli chiedesse la foto. Very weird for me because everyone doesn't know who I was, but they asked me for photo. Yes, so many times, especially a lot of Asian ask you for photo. Yeah, and there were even a guy who asked you for a photo and he followed you for 20 minutes and then he asked you for another photo because it was a little shaky. That was quite cute. It was for his daughter or something. He told me that. Who knows? I feel a little bit guilty. A lot of people ask me if you were this guy from BTS.
Even in the comment section, a lot of people told me you look like... It was like chaos. And when the camera was away, yeah, I don't know, 10 people came to me. I couldn't walk. And then the manager of the mall came to me and I told her I wanna go out. Mm-hmm. And she was thinking like which door was less crowded. Ah, okay. Because if I go there, yeah, she thought it's gonna be chaos again. Yeah. She was so nice. They really handled the situation well. Mi è spiaciuto soltanto che non siamo riusciti a fare le riprese perfette, perché praticamente ogni volta che io mi allontanavo con la telecamera, persone andavano a chiedergli la foto. Non so se ero io che gli mettevo paura, il che un po' mi dispiace. Devo dire che anche la manager gli ha chiesto se tornava a Milano per la settimana della moda e il suo Instagram. Poi alla fine gli ha anche trovato l'uscita, quella con meno gente, per evitare che si ricreasse la folla di fans. Un grazie speciale anche a Leo, che è venuto a farsi un selfie con il nostro AK. Oh, vabbè ragazzi, se volete altri video così, non so se ne faremo ancora, però più questo video girerà più probabilmente ne faremo di nuovi. Stiamo pensando a Venezia o a Roma, e scriveteci qui sotto in quale delle città volete che riproponiamo questa prank, se va bene, ammesso che la Rinascente non ci blocchi il canale. Grazie ancora per essere stati con noi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Sul mio canale quello in inglese, dove adesso faccio uscire video tutte le settimane, ve lo lascio qui, è uscito un'altra versione di questo video altrettanto interessante, dove a caso parlo un po' di più perché sarà un po' in inglese, quindi vi consiglio di andarla a vedere anche lì.